Iniziamo ufficialmente, buonasera e bentrovati, siamo quasi puntuali con un leggerissimo ritardo di 10 minuti, quindi fantastico, grazie a voi per la puntualità. Segnalo per le telecamere di Liberi.tv che tutto quello che succede in questa sede viene ripreso, quindi se c'è qualcuno che al momento decide di non voler essere presente nelle riprese ce lo segnala. Tutto a posto? Benissimo. Allora cominciamo con il nostro saluto, professor Segneri. Nicola, così dico. Bene, il nostro applauso, grazie. Allora, vi ho già ringraziato per la vostra puntualità. Questa è una di una serie di presentazioni che stiamo facendo di un libro che sta cominciando a lasciare il suo segno, perché è un libro a tema, il tema è la scuola, e voi tutti sapete, grandi e un po' meno grandi, quindi ci sono tantissimi alunni, adolescenti, che la scuola non vive certo un momento facilissimo. Però non è una situazione irrisolvibile, è una situazione che merita dei pensieri, merita di essere valutata, ponderata, ma ci sono delle soluzioni. Il libro di Pierpaolo Segneri vuole essere un manuale di consultazione per poter riflettere sul mondo della scuola. In che modo? Con una discussione semplice, un dibattito che si può fare a casa, che si può fare al bar, che si può fare in compagnia. Non ha la pretesa di stravolgere un sistema, ma semplicemente di segnalare le cose che non vanno. Ora voi mi direte, beh, allora sarà sicuramente il solito manuale con il decalogo del professore giusto, di quello che va fatto e di quello che invece non dovrebbe essere fatto. No, non è un decalogo, è un invito a pensare, a riflettere, e vuol dare delle indicazioni su quello che potrebbe essere il sistema di insegnamento ideale. Voi mi direte, il docente ideale non esiste. E invece io vi dico che, per l'esperienza che ho del mio percorso scolastico, come potranno poi anche confermarmi molti di voi che siete seduti in platea, chi di noi non ricorda uno, almeno un insegnante che ha lasciato il segno nella nostra vita? E perché ha lasciato il segno? Perché questo insegnante, vedo qualche sorriso, quindi qualcuno annuisce, non si è limitato ad infonderci delle nozioni, ma ci ha in qualche modo preparati alla più grande scuola che esista, quella della vita, attraverso una palestra quotidiana, costante, di apertura verso l'altro e non semplicemente pensando che ci possa essere soltanto la concentrazione su noi stessi. Ecco, questo proprio no. So che Pierpaolo non ama i contro, quindi questo libro sicuramente non è contro un sistema scolastico che non va, ma è un libro che invita, un viaggio che invita alla riflessione. È un libro che, vi dico, si sta già diffondendo perché il passaparola sta funzionando, e pensate che un mese fa questo libro ha ricevuto il patrocinio del comune di Frosinone durante la presentazione. Ricevere il patrocinio del comune Ciociaro è stata una cosa molto importante, perché è stato riconosciuto il valore sociale di questo libro. Quindi noi ringraziamo Pierpaolo per averci voluto regalare un'altra perla delle sue straordinarie collane. E adesso lo invito a raccontarci com'è nata questa ennesima fatica letteraria, per cui ringraziamo naturalmente la Giulio Perrone editore e l'Erudita, la collana di cui fa parte questo libro. Quindi un applauso alla casa editrice che ci ha creduto. Il primo ringraziamento a tutti voi che siete venuti stasera qui per la presentazione del libro che io ho voluto scrivere, per dare la possibilità a tutti coloro che vivono la comunità scolastica di avere uno spunto da cui partire per riflettere su quello che si può fare, quello che è la vita vissuta all'interno della scuola oggi, e di come si può creare un metodo virtuoso attraverso la capacità di unire le emozioni, i sentimenti con la conoscenza.
Cioè il libro è come se dicesse la scuola è amore, perché se noi riusciamo a dare alla conoscenza, alla ricerca, allo studio, al sapere, quella forza emozionale, emotiva, legata al sentimento, alla passione, all'amore per le cose che facciamo, quel sapere, quella conoscenza diventano più forti, più durature, restano dentro di noi e spariscono soltanto in casi eccezionali, mentre se facciamo uno studio mnemonico, qualcosa inevitabilmente si perde anche subito dopo l'interrogazione. E quindi è rivolto moltissimo agli studenti, che sono i protagonisti della scuola, rivolto agli insegnanti, ma soprattutto alle famiglie, ai genitori, che possono trovare degli spunti anche per essere partecipi di quell'alleanza che secondo me è necessaria dentro la scuola, proprio tra docenti e famiglie che hanno lo stesso scopo, quello della crescita, della formazione dei ragazzi. E io allora sono partito da un fatto che io mi ricordo quando ero studente, che mi dicevano sempre la forza di volontà, e io ho sempre avuto dei problemi con questa cosa, la forza di volontà, perché è vero, la volontà è una forza, ma non è una forza che ci sostiene a sufficienza rispetto al percorso che noi possiamo compiere dentro la scuola e fuori la scuola dopo il periodo scolastico, nel senso che la nostra volontà comunque a un certo punto cede. Se noi dobbiamo studiare soltanto con la forza di volontà, come se la forza di volontà potesse tutto, la forza di volontà non può niente. Qual è l'elemento secondo me invece che dà veramente potenza a quello che è il nostro percorso di crescita, di miglioramento? Quello che noi viviamo con il cuore oltre che con la testa, testa e cuore insieme, direi anche il corpo, cioè la possibilità di vivere la scuola come qualcosa che travalica anche la nostra volontà, perché diventa desiderio, voglia di conoscere, curiosità, dubbio, ricerca, tutto ciò che smuove l'anima e che ti fa studiare non perché devi studiare, perché c'è l'interrogazione eccetera, ma perché capisci che la conoscenza, il sapere, l'apprendimento diventano l'elemento di crescita che ti permette di affrontare la vita. La scuola è vita, non è altro dalla vita. E allora se noi amiamo la scuola vissuta in maniera piena, consapevole, noi riusciamo, secondo me, ad amare veramente la vita, perché nella scuola, come diceva Camilla, che si vive la palestra della vita, beh, nella palestra della vita la più grande forza è l'amore. Io mi rifaccio sempre a una frase di John Lennon, no? Diceva: la vita è ciò che ti capita mentre tu fai altri progetti. Con la forza di volontà tu puoi metterci tutto quello che vuoi, ma la vita può prendere altre strade. Per vivere veramente la vita bisogna amarla, per vivere veramente la scuola bisogna amarla la scuola. E io lo dico proprio perché penso che gli insegnanti debbano essere dei maestri, sono convinto. Molti dicono: ah, se per fare insegnante bisogna avere la vocazione a 23 anni. Io non la penso così. Ognuno ci avrà la sua strada. Io a 23 anni facevo un'altra cosa. Mi ero laureato, facevo il consigliere comunale a Frosinone, mi dedicavo alla politica, mi dedicavo al teatro, alla regia, ho fatto diverse cose come assistente alla regia, alcune fiction, eccetera. Per 10 anni ho fatto altro, ho messo in scena spettacoli che sono andati benissimo e quindi ho portato, diciamo, il mio percorso professionale verso tutte altre direzioni rispetto a quella scuola. Io non volevo insegnare, non mi interessava, perché per me la scuola era diventata anche qualcosa che mi portava, diciamo, a ricordi non piacevoli. E allora non è che uno dice deve decidere a 23 anni di fare l'insegnante. Uno si ritrova, magari facendo altri progetti, ad amare quello che fa, anche se non fa ciò che ama, che è quello che ho scritto nel libro. Questa è la cosa dirompente, cioè i luoghi comuni basta. Io amo la scuola, amo gli studenti, do tutto me stesso, no, anche se io sono arrivato alla scuola tardi, perché ho iniziato le supplenze nel 2006, ormai avevo 33 anni, ma questa è stata invece la mia forza, perché avendo fatto una serie di altre esperienze in altri settori, io quando entro in classe porto questo bagaglio di esperienza ai ragazzi. A 23 anni non sarei stato in grado di fare il maestro di nessuno, ero allievo io stesso, non avrei potuto trasmettere quello che 10 anni dopo, con quei 10 anni di esperienza, ho potuto portare. E quindi avere dentro la possibilità di
vedere nei ragazzi anche degli attori, no? Come se l'aula fosse un proscenio, un palcoscenico teatrale, e io vedessi nei ragazzi i protagonisti della scuola. Io mi sono ricucito il ruolo del regista, no? Quindi io continuo ad essere regista, a dedicarmi a questa cosa, ma invece di farlo su un palcoscenico del teatro, ogni tanto lo faccio, ma lo faccio a scuola, e quindi vedo nei ragazzi le loro qualità, le loro potenzialità. E come da regista, io ho fatto più di 1000 provini aspiranti attori e attrici, facevamo anche dei provini proprio per decidere quale ruolo potesse interpretare quell'attore, se quell'attore era adatto per quel ruolo, perché non tutti hanno le corde emotive e emozionali per fare determinati ruoli. Invece con questa tecnica riuscivo anche a cogliere nell'attore degli elementi del personaggio che erano diversi da quelli che avevo pensato quando l'avevo scritto. E quindi 10 anni di questa vita politica, di scrittore, di giornalista, di regista, di autore, mi ha messo in contatto e in relazione con le persone. Per me la scuola è relazione, è rapporto umano, rapporto con i colleghi, con il personale ATA, con i collaboratori, con tutti, con i ragazzi. Questa possibilità mi mette nella condizione di essere regista, mentre prima facevo il regista in teatro, ora sono un regista in classe. E allora ciascuno ha dei suoi caratteri, dei suoi talenti, delle sue caratteristiche, e questa possibilità di fare in modo che ciascuno degli studenti possa esprimere dentro di sé quello che ha e tirarlo fuori, aiutarli a conoscere se stessi. Per fare questo ci vuole tutto l'amore di un insegnante che sia anche maestro, una forma quasi socratica, maieutica, no? Non riempirli di cose, ma fare in modo che quello che loro hanno sia uno stimolo per voler apprendere, per voler conoscere, per desiderare, per creare curiosità verso la materia, verso quello che si studia, e quindi toccando le corde emotive, emozionali degli studenti, permettere loro di esprimere chi sono e di conoscere chi sono, conosci te stesso, no? E quindi attraverso questa conoscenza di se stessi relazionarsi con gli altri, capire l'importanza del rapporto con gli altri e capire quanto questo percorso dentro la scuola si deve vivere con amore, come quando uno abbraccia la vita, l'abbraccia con amore, deve abbracciare la conoscenza con tutto l'amore che può, perché solo così resta qualcosa di formativo. E anche la valutazione, per me la valutazione, il voto, non è un giudizio. Io quando ero studente non sopportavo i giudizi degli altri. Io penso che gli studenti oggi non sopportino di essere giudicati, ma vorrebbero invece essere capiti. Io mi domando, come faccio a fare in modo che i miei studenti mi comprendano se non sono io il primo a comprendere loro? Devono loro piegarsi a capire io come ragiono, ma se io sono l'adulto, io devo fare il primo passo per cercare di capire, di comprendere, e da lì aiutarli a tirare fuori quello che loro hanno già dentro, quelle che sono le loro già ampie qualità. E quindi, come un regista, per loro do il ruolo, ogni ruolo per ciascuno è quello di essere se stesso, di interpretare se stesso nella scena della vita sul proscenio della scuola. E attraverso questo meccanismo riuscire a fare in modo che la scuola non diventi un peso noioso, ma diventi anche sacrificio, perché lo studio è anche sacrificio, ma col sorriso, con la voglia di capire, di comprendere, e con la possibilità di dare alla valutazione, al voto, non un valore giudicante, ma un valore formativo. Cioè il voto aiuta nel processo di formazione della persona, del ragazzo, e quindi è un punto di riferimento necessario, perché uno capisce quello che deve fare, come lo può fare, dove può migliorare, come. Io infatti lavoro molto sull'autovalutazione, così ciascuno possa capire dove è carente, dove può migliorare, e il voto ci aiuta a questo. Non è un voto che condanna lo studente a un'insufficienza o a un altro voto, è il modo semplicemente per capire che quello appartiene a un processo ampio e generale di un percorso di formazione che tiene conto anche del voto, ma la scuola non si può esaurire tutta nel voto, come non si può esaurire negli aspetti burocratici, non si può esaurire nei meccanismi delle griglie valutative, che mi viene la mano sulla testa perché griglie fa pensare a quando uno cuoce la carne, la griglia, e siccome loro sono carne viva,
No, io non le sopporto perché ciascuno è unico, ciascuno è diverso, ciascuno ha una storia, ha una sensibilità e allora queste griglie valutative che sono omologanti, che sono standardizzanti, appiattiscono l'essere umano. Io invece sono per l'uomo, sono una persona, credo nell'umanità e credo in questi ragazzi e quindi ho fiducia in loro e questa fiducia loro sanno ricambiarla sempre e di questo io li ringrazio. Magnifico, magnifico davvero. Allora, Pierpaolo, non ti rilassare troppo perché una cosa però te la devo chiedere adesso perché è legata proprio ai ragazzi. Intanto la prima cosa è che ho segnalato ai ragazzi che oggi il voto lo danno loro, anche se a te i voti non piacciono, però daranno loro a noi, ci diranno alla fine se saranno soddisfatti di questa presentazione. Dopodiché mi sembra di capire che un elemento che tu hai velatamente citato e forse volutamente non chiamato col suo nome, però te lo vorrei tirare fuori io proprio secondo la maieutica, il talento. Ognuno di questi ragazzi, i tuoi studenti di oggi seduti qui in prima fila e quelli di ieri, perché ce ne sono in sala di quelli di ieri, hanno ognuno di loro un talento, ecco. Mi descrivi come si fa a individuare questo talento, perché attenzione ragazzi, avere un talento e basta non è esaustivo, perché il talento va in qualche modo poi coltivato e regolato, se no non è nulla, però volevo sentire il prof su questo. Faremo poi un altro convegno su questo, perché c'ho... comunque nel libro si racconta molto bene questo aspetto. Allora, l'ho un po' detto, nel senso che ciascun ragazzo ha un talento o ha dei talenti che vanno stimolati, cioè quello che io cerco di fare in classe è dare forza alla creatività, siccome nella scuola che io ho vissuto la creatività veniva schiacciata, soffocata, per esempio se stavo disegnando mi rimproveravano perché secondo loro io mi stavo distraendo, invece esprimevo una mia creatività, quando facevo all'elementare le prime mie poesie, mia madre e la maestra erano un po' preoccupati che era un tipo strano che scriveva le poesie, invece era la mia creatività che si voleva esprimere e me l'hanno sempre fatta soffocata, sempre, perché non venne riconosciuto invece l'individualità, la personalità, il carattere e il talento di ciascuno, che invece ha bisogno di essere espresso. Quindi se incontro e vedo qualche studente che disegna, mi fa molto piacere, anzi se è bravo allungo l'occhio, cerco di capire come si fa, innanzitutto osservare sempre i ragazzi, anche nei silenzi, anche negli sguardi, anche nei giorni in cui sembrano non dire nulla e però ci parlano, ci raccontano qualcosa di loro, ci dicono quello che stanno vivendo, comunque trasmettono qualcosa che noi dobbiamo recepire, quindi è un lavoro difficile, ma quello è il lavoro secondo me dell'insegnante, cioè del maestro, la possibilità di saper cogliere anche in un gesto, in una parola, anche per noi in quel momento insignificante o a cui non diamo una spiegazione, ma io mi domando sempre perché mi sta dicendo questo, perché dice questo che per me sembra un fatto strano, che c'è dietro. Adesso qua c'è anche il professore Nicola Mangia che fa il sostegno in una classe e noi ragioniamo insieme proprio su questo, diciamo perché quel ragazzo ha fatto così, quindi c'è un'attenzione molto diciamo legata all'espressività dei ragazzi, quindi alla loro creatività, al loro talento, e come si fa? Stimolandoli, dandogli degli stimoli, non dei dogmi, non degli assiomi, non delle ideologie, ma degli stimoli che permettano a loro di imparare a ragionare con la loro testa, di essere capaci di pensare in maniera autonoma, anche diversamente da me, e io li favorisco in questa capacità di anche critica, chiamiamola così, di contraddire e contraddirci affinché nel dialogo, nella discussione in classe possano emergere diversi punti di vista e insieme creare quella visione che è una visione che ci arricchisce, ci migliora e ci fa correggere anche quando sbagliamo, perché l'errore è umano, dico sempre anche i professori sbagliano, quindi se viene a scuola si può sbagliare, l'importante è comprendere l'errore, un po' anche il metodo scientifico, no? Il metodo scientifico procede per fallimenti, ogni volta si sbaglia lo scienziato corregge il tiro proprio perché ha fallito
esulta perché sa che quella era la direzione sbagliata e quindi corregge e va verso la scoperta magari per isolare il virus. Quindi il talento va stimolato, come si capisce bisogna essere dei maestri, bisogna essere dei registi, io ci provo umilmente. Però io credo questo, insomma io faccio il professore come ripiego, lo voglio proprio dire, perché mi sarebbe piaciuto invece stare al posto di Paolo Sorrentino, ma questa cosa mi fa amare di più, ancora di più quello che io vivo, perché mi fa essere quello che sono, anche se non faccio quello che avrei voluto, ma lo faccio non perché amo, diciamo, non perché faccio ciò che amo, ma perché ho imparato ad amare ciò che faccio. Ecco, questa è la cosa dirompente secondo me, che basta con i luoghi comuni, bisogna essere dei maestri, bisogna trasmettere un'esperienza, una conoscenza, ma capace di stimolare il talento degli altri, non imporre il proprio. E il professore deve essere un regista in classe, capace di mettere in scena ogni giorno uno spettacolo, che è una lezione, e che vede loro come protagonisti, ciascuno rispetto a se stesso e in relazione con gli altri. Bellissimo. Vi sentite un po' attori in classe? Vabbè, lo approfondiamo dopo, intanto adesso andiamo avanti, perché adesso vi portiamo alla scoperta di alcuni passaggi di questo libro. In che senso? Un libro che sotto tanti aspetti ricorda un po' i quaderni degli appunti, però non si ferma chiaramente al quaderno, che è una semplice scrittura di getto. Il quaderno viene un pochino elaborato e c'è anche il contributo dei ragazzi, oltre le riflessioni del docente, di questo docente corsaro. E allora le letture di oggi sono curate da due esimie giornaliste, colleghe Rai. Vorrei un applauso per Laura e Silvia Squizzato, che normalmente la mattina si fanno i fatti degli altri, cioè i fatti vostri. Allora Laura, cominciamo con la prima lettura. Buonasera a tutti, io sono chiaramente Laura e lei è Silvia, ma a me il compito di dare voce alle parole di Pierpaolo, spero infondendo lo stesso entusiasmo che abbiamo sentito fino ad adesso. La scuola è un sorriso nel volto di chi ama. Certo, la scuola è anche impegno, studio, fatica, sacrificio, dedizione quotidiana. Ma senza quel sorriso, senza quell'amore per la conoscenza e per la cultura, la comunità scolastica si trasforma nella triste tribù dei musi lunghi. Quella stessa tribù in cui ho vissuto personalmente per un po' di tempo quando ero ancora uno studente. Invece, oggi sono passato dai banchi alla cattedra. La mia esperienza di professore mi dice che si può imparare davvero soltanto se l'apprendimento trasmette gioia, perché imparare cose nuove richiede amore per le cose da imparare. Se l'apprendimento è vissuto con gioia, allora impariamo più volentieri e resta nel tempo dentro di noi. Infatti, apprendere cose nuove ci fa sentire soddisfatti di noi stessi, gratificati dalla conoscenza, aperti alla vita. Mi piace vedere gli studenti sorridere con gli occhi, perché è uno degli spettacoli più belli al mondo. Bellissimo. Grazie, bravissima, direi che c'era tutto, emozione, entusiasmo, brava. E adesso vorrei sentire una voce che dirà tante cose belle, perché ho già avuto modo di ascoltarlo. Beh, non ne aveva raccontate di brutte, non so se se le tenute per questa sessione. Allora, alla mia destra c'è uno degli studenti di ieri del professor Pierpaolo Segneri, oggi brillantemente laureato in architettura, però lui ha fatto parte di quegli studenti del liceo artistico Caravillani. Lorenzo Tarquini, un applauso per questo brillante studente. Allora,
devo andare in piedi. Sì, vai, vai. Devo andare in piedi. Ma non ho studiato, però. Allora, io ho dei deficit a parlare al microfono, quindi è una tortura per me. Allora, sono passati 2008, 12 anni. 12 anni. Voi sì, che anno siete? Va bene, il mio discorso finisce qui, grazie, vi voglio bene. Allora, era quarto superiore, sì, e un mese, nemmeno, un mese solare, 20 giorni lavorativi, insieme e a condividere la stessa aula. Era un momento particolare per gli studenti, un po' attivo politicamente, un po' di disordini, e noi eravamo una classe, seppur seria, ma molto 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 attiva. Venivamo da un inquadramento, perché quello si chiama, un po' dogmatico e didattico, molto molto ferrato, e arriva il professore e ci propone un modello di insegnamento a noi proprio alieno, io definisco fuorviante, perché effettivamente è proprio spostare su un altro campo la comunicazione fra docente e studente, quindi non era più io insegno, tu impari, ma era parliamo di quello che dobbiamo sapere, che è una cosa un po' assurda, cioè non, ancora adesso è difficile un po' capire quello che abbiamo un po' vissuto, c'è un po' menato. E in sostanza io ricordo brillantemente il periodo di storia che stavamo facendo, che era l'illuminismo. E in genere abituato anche un po' alle medie, un po' alle elementari, a studiarlo con le regoline della ragione, la razionalità, la rivoluzione francese, i moti, tutte bla bla bla. Lui ci pone alla lavagna uno a uno, ci scrive delle parole chiave e comincia a parlare di queste parole insieme, che cosa ne pensi, che cosa non ne pensi, secondo te è giusto, è corretto, ma se invece è questa anziché quest'altra. E lì per lì non capivamo, noi rispondevamo, per noi era un gioco, figurati, un'ora persa così. Piano piano il discorso si faceva sempre più logico e coerente con quello che era il nostro tema di studio, e piano piano vedevi le facce e facevano, ma cavolo. E piano piano, scusate, sempre piano piano, perché è così che è andato. E siamo arrivati a contestualizzare il periodo storico dell'illuminismo e a capirlo nei concetti, quelli che sono filosofici. Che vuol dire? Qual è importante questa cosa? Perché è importante? Perché sono concetti attuali. Noi non abbiamo notato che il 1797, 1789 erano 200 anni prima, quelli si vestivano con le parrucche, decapitavano le persone in piazza. Vedevamo quei motivi che noi, in maniera molto più leggera, vivevamo nel 2008, all'epoca, e vedevamo un confronto, un raffronto, una rivoluzione, una presa di posizione, e ci insegnava dei valori, di valori di vita, non valori accademici, perché poi penso solo io ho intrapreso la carriera accademica, tra virgolette, perché faccio il dottorato di ricerca, ma poi per il resto nessuno ha preso la carriera accademica, quindi concetti che non servono a niente, soprattutto a un ragazzo di 16 anni, non... E invece ci ha insegnato che cos'era la libertà, un concetto che noi pensiamo essere molto banale, in realtà è la cosa più difficile di questo mondo. Ci ha insegnato ad avere il rispetto, la legalità, l'importanza del diritto, l'importanza della vita di un'altra persona, il perché non uccidere è una cosa bella e uccidere è un reato, che a noi ci sembra scontato, il valore della vita umana, tutte non con lezioni cattedratiche, ecco. Già adesso è troppo cattedratico. In realtà lui arrivava in classe, ci faceva sedere un po' alla John Keating, a, non so, l'attimo fuggente, l'avete mai visto? Voi no, sicuro? È una domanda a voi, ok. Figurativamente ci faceva salire sulla cattedra, ovviamente non lo faceva, però eravamo in piedi, ci faceva delle domandine a quiz, ed era una lezione interattiva. Una lezione dove tu non ti rompevi le scatole. Io stavo dicendo un'altra cosa, non posso, sono troppo piccoli. Poi c'è le riprese. Sì, no, c'è le riprese, poi vabbè, mi sento Maria De Filippi col microfono, quindi vabbè, scusate, non sono abituato. Mi ricollego a una cosa, il talento. Adesso mi è venuto in mente una questione: perché è importante il talento? A me... Non mi chiedete come, una volta una signora mi ha letto la mano, io non credo a queste cose, però per divertimento, e fa, tu hai un grande talento, devi scoprire il tuo talento. E ho fatto, grazie.
Dimmi pure come fare Tarnallotto e abbiamo risolto. Però effettivamente, se uno ci pensa, tutti hanno un talento che va scoperto. E dove se non a scuola? Dove se non in un posto di formazione o di un laboratorio? Dove? La formula chimica si trova in laboratorio, non si trova per strada. Anche questa cosa del coronavirus la stanno analizzando in laboratorio. Quindi la soluzione a un problema si trova in un laboratorio, e la scuola è un laboratorio di vita. Se la, diciamo, la imponiamo come una prigione dove un ragazzo di 16 anni non vuole stare, perché non vuole, nessuno vuole stare in scuola per come la viviamo oggi, è chiaro che nessuno imparerà niente. Si faranno gli stessi errori, si passerà sempre col rosso, non si andrà a votare, si fanno sempre le stesse cose. Non cambia. Invece, se la scuola è un punto dove scoprire il proprio talento, scusate, dico così, allora chiunque avrebbe piacere e voglia andare a scuola, o quantomeno di affrontarla nel suo modo migliore, e interfacciarsi con le persone, imparare a vivere, perché poi noi non siamo molto capaci di vivere, siamo un po' delle mezze pippe, scusate il termine, questa me la sono concessa. Quindi è un ruolo importante. E mi ricollego a una persona che, non so se citare il nome, lo cito, Marcello, mio carissimo amico, una persona a cui voglio un bene dell'anima e che io stimo moltissimo, una persona che io reputo un vero genio, altro che questo signore, perché adesso c'ha 30 anni, siamo vecchi, ha 30 anni e praticamente non ha il diploma, non si è diplomato, eppure fa due lavori, è un imprenditore, guadagna un sacco di soldi. Questo cosa ci fa pensare? Che la scuola è un fallimento, per così com'è, perché ha sprecato un talento come Marcello, che riesce a fare l'imprenditore, a avere idee brillanti, a essere un freelancer in un mondo dove o hai il posto fisso o ti muori di fame, e non l'ha fatto diplomare, non ha avuto lo stimolo. È l'unica persona, la indico, con la quale l'ho vista avere entusiasmo di essere preparato a scuola, era con lui, perché gli ha insegnato come si fa un tema, come si struttura un tema, ma non perché devi sapere Petrarca, ma perché devi convincere quello davanti a te del tuo progetto di lavoro. Questo è il senso. E lui l'ha fatto. Non su di me, io vabbè, faccio l'architetto, io disegno, quindi lui mi serviva. Non è vero. Però, e lui non si è diplomato, non si è diplomato. Si è preso un certificato al St. Louis, se non sbaglio, per quelli che non avevano il diploma, e non poteva andare oltre. Adesso fa il doppiatore per i film e gestisce una sala di produzione musicale. E ovviamente questo è l'emblema di quello che è la scuola italiana oggi e degli italiani oggi, perché Marcello è un italiano come tutti noi. Ci dovrebbe portare un attimo a riflettere. E poi, che dire, è vero che non entra mai in contraddittorio, o meglio, entra in contraddittorio ma non reprime l'opinione degli studenti, perché io e lui penso che sono da due anni che andiamo d'accordo su sulle opinioni. Da quando avevo 17 anni fino ai 25 penso che lui diceva A, per me era B, eppure siamo rimasti molto legati, l'ho seguito politicamente, l'ho seguito lavorativamente, per me è una persona da stimare, da, diciamo, imparare molto anche professionalmente e come persona, perché avere rispetto e stimare una persona nonostante la pensi totalmente differente da te, per me è appunto di qualità di una persona. Io mi sento di dire solo grazie, cioè, insomma, grazie. Un continuo miglioramento, Lorenzo, alla terza presentazione che faremo a Roma, veramente farai tu l'apertura delle presentazioni. In realtà sì, è un libro a quattro mani, no, è un libro a tante mani. Ma da chi avrà preso questa pallantina? Chissà. Allora, come vi accennavo poc'anzi, questo che è un libro ma è anche un quaderno di appunti, raccoglie oltre le riflessioni del docente le lettere dei ragazzi, e una delle bellissime lettere dei ragazzi è stata proprio scritta da Lorenzo Tarquini, quindi doppio applauso, facciamone un altro. Adesso
vorremmo tornare ad addentrarci nella lettura, quindi lascio il microfono a Silvia Squizzato. Vediamo che altro passo e passaggio di questo libro, perché questo è proprio un vero vademecum, riusciamo ad individuare. Sono molto curiosa. Questo è un altro brano di, proprio tratto dalle parole di Pierpaolo, poi leggeremo anche qualche lettera di qualche studente. La mia generazione è perduta perché è rimasta fuori dal mondo del malaffare, truffaldino e furbastro. È perduta perché da sempre precaria, disoccupata, sfruttata, ingannata, derubata del futuro. La mia generazione è geniale, ingenua, invisibile, intellettualmente forte, umanamente fragile, viva, sicura, coraggiosa, corsara, sempre appesa a un sogno di libertà. Rinunciataria a volte, ma rassegnata mai. La mia generazione è perduta perché continua ad amare, a credere in una politica alta, a lottare per un mondo diverso, a credere che le idee possano cambiare il mondo, e non è passata con i perdenti sulla torre d'avorio del potere fine a se stesso. La mia generazione crede ancora nella vera amicizia e nella lealtà. I perduti non sono disperati, sono semplicemente dispersi. È diverso. I disperati veri sono i perdenti che invece hanno perso il loro sogno di libertà. Magari si sentono vincenti, ma hanno perso. Loro sono i perdenti, perché hanno rinunciato a credere in altro rispetto all'oro, al denaro, al potere. Sono i perdenti perché hanno perso l'anima. La mia generazione è ricca di quindicenni, di novantenni, dei nati negli anni 70. La mia generazione è altro dall'affarismo, dalla cupidigia, dalla prepotenza. È una generazione perduta perché ha tanti di quei sogni che la realtà di oggi non riesce più a contenerli tutti. La mia generazione è perduta perché ha preservato la propria dignità. Magari abbiamo messo volentieri da parte un po' di orgoglio, ma non la nostra dignità. La mia generazione è convinta che la forza delle idee e dell'amore possano cambiare questo mondo che non va. La mia generazione non rottama nessuno, perché ciascuno è importante per l'altro. Siamo interdipendenti. I perduti sono altro dai perdenti che vediamo nei programmi televisivi del mattino o della sera. I perduti hanno le lacrime agli occhi e la voce spezzata, ma non si vedono e non si sentono. Possono soltanto scrivere o leggere, amare e ascoltare. Vivono. Splendido e veramente ricco di spunti di riflessione. Non è questa la sede per ampliare oltremodo questi passaggi, perché vi diamo soltanto veramente delle piccole chicche, magari ci pensate poi quando tornate a casa e nei prossimi giorni. Credo che siano veramente importanti spunti di riflessione. Allora, il mondo scolastico è fatto di tante meravigliose professionalità. Io ci metto dentro anche i genitori, studenti, personale scolastico e dirigenti scolastici. Io vorrei un applauso per il dirigente scolastico Fabio Baldi. Del liceo Sandro Pertini di Ladispoli. Adesso a te Fabia il microfono. Intanto volevo ringraziare qualche amico e amica speciale che sono qui oggi, e volevo cominciare da Irene Bozzi, psicologa, grazie. Antonio Moretta, grazie per essere qua con noi. Gabriella Puscio e Carmela Costanzo, grazie. Sì, buonasera a tutti. È sempre un piacere partecipare alle iniziative di Pierpaolo, perché si crea un'atmosfera davvero speciale. Adesso l'atmosfera che si sta creando, che si è creata in questa sala, è secondo me quella di una classe, così come il professor Segneri la intende, perché non c'è una lezione frontale, ammesso che noi siamo dei professori, no? Non c'è non c'è una divisione tra chi parla e tra chi ascolta, ma c'è una partecipazione liquida, come dice il professor Segneri, c'è una partecipazione circolare che spezza qualsiasi gerarchia e va proprio ad esaltare l'unicità.
Adesso c'era una volta il 68, naturalmente Lorenzo forse non sa neanche cosa sia se non per averlo letto, ma qualcuno in questa sala se lo ricorda bene il 68. C'era una volta il 68 con la rivoluzione che ha portato, una rivoluzione che ha spezzato delle catene, che ha aperto la porta ad una scuola democratica, che poi così democratica non si è rivelata, perché poi anche le porte aperte dal 68 si sono aperte su un baratro che non ha dato più risposte a un certo punto. E adesso, secondo me, con le riflessioni di Pierpaolo Segneri, assistiamo ad un'altra rivoluzione, perché dopo il 68, che voleva appunto breaking the wall, no? Abbattere i muri e sfondare le porte, adesso la nuova rivoluzione si ispira a che cosa? Ad un nuovo umanesimo. Adesso è il momento di rimettere l'uomo al centro dell'universo, con i suoi bisogni, con la sua unicità, con le prospettive nel futuro. Segneri questo dice: ai giovani di oggi spetta un compito molto importante, spetta il compito di salvare la società. Adesso siamo in un periodo in cui crisi, diciamo che si ampliano a 360 gradi, investono la scuola, investono gli studenti, investono le famiglie con una forza dirompente che forse negli anni passati, nei periodi passati non c'era, perché nei periodi passati c'erano problemi che forse si affrontavano più uno alla volta, ma adesso il problema è talmente globale e interattivo che c'è bisogno veramente di una scuola nuova. Una scuola, innanzitutto, diceva bene Camilla, una scuola che veda la partecipazione di tutti gli attori, perché gli attori non sono solo quelli a cui Pierpaolo fa riferimento, cioè lo studente che è protagonista del processo formativo e che è attore nella classe, ma la scuola, dilatiamo questa funzione di partecipazione, la scuola è una cerniera tra chi lavora nella scuola come i docenti, come il personale ATA, come tra chi vive nella scuola in prima persona, che siete voi ragazzi, voi studenti, ma ci sono le famiglie, non dimentichiamoci appunto l'importanza che ricordava Camilla delle famiglie, perché i ragazzi, io parlo della scuola superiore perché è il contesto che dividiamo, sì, con, sì, Pierpaolo, io sono dirigente scolastico in un liceo, per cui i ragazzi ci arrivano che sono alla soglia dell'adolescenza e vanno via diplomati che sono praticamente uomini e donne, cioè sono persone adulte. Sì. A noi spetta il momento più delicato della formazione, che non riguarda appunto solo il discorso delle nozioni. Adesso, non per dire che le nozioni non siano importanti, perché comunque la scuola ha anche una sua funzione culturale, però non è solo il discorso culturale, ma c'è il discorso umano. E la riflessione che fa Pierpaolo Segneri in questo libro, che secondo me, guardate, è un libro splendido, e io non sono, diciamo, di manica larga, passatemi l'espressione, con i complimenti, sono una persona piuttosto critica, ma il libro di Pierpaolo è un libro che accende davvero una scintilla. È, secondo me, il libro di testo, tra un po' chi lavora nella scuola sa che cominceremo a scegliere i libri di testo per i ragazzi. Allora, secondo me dovrebbe essere un libro di testo obbligatorio per i docenti, perché è l'unico testo forse che insegna ad insegnare. Naturalmente con l'avvertenza che insegnare non è indottrinare, ma insegnare è proprio accendere una scintilla. Diceva Montaigne, insegnare non è riempire un vaso, riempire un secchio, esatto, ma accendere una scintilla. È poi il pensiero che la Montessori ha fatto suo e che ha messo alla base del proprio percorso educativo e formativo. Adesso il valore, secondo me, intrinseco di questo libro è, come dice Segneri, questo è un pamphlet. Dice, è un libro che volutamente, cito, è volutamente incompiuto, imperfetto, fragile, perché la ricerca di Segneri è proprio questo, cioè quando ci vogliamo illudere di essere depositari di una verità, della sola verità, allora abbiamo fallito il nostro percorso, non c'è niente da fare, cioè Segneri dice proprio questo, diamo degli input, diamo amore, la scuola amore perché? Perché bisogna amare gli studenti e bisogna amare il proprio lavoro. Adesso Segneri ha detto che lui è arrivato alla scuola attraverso un percorso che ci ha spiegato, no? Secondo me non è che Segneri non volesse insegnare, cioè Segneri sentiva dentro di sé questa sua vocazione all'insegnamento, che proprio perché secondo me è così totalizzante,
in qualche modo voleva sfuggire a questa cosa, in qualche modo voleva sfuggire perché sentiva che era una passione che per lui sarebbe stata la vita. Passione cocente e ragione di vita. E come ci è arrivato Segneri? Segneri ci è arrivato per serendipity, come Colombo è arrivato all'America pensando di andare alle Indie. Allora Segneri ha fatto questo percorso largo, che non è stato chiaramente una perdita di tempo, ma che lo ha arricchito e lo ha maturato e lo ha reso docente al momento giusto. La scelta vincente è questo: non si diventa docenti perché superiamo un concorso, perché siamo in graduatoria, perché facciamo tante esperienze, ma ci arriviamo, a parte il discorso professionale, perché ovviamente ci vogliono dei titoli, non è che uno si improvvisa, però ci arriviamo quando umanamente siamo pronti. E adesso amare ciò che si fa è la chiave principale per entrare in sintonia con i ragazzi. Segneri nel libro, che è un libro tra l'altro molto profondo, perché è, secondo me, consta di una serie di passaggi che, come una serie di scatole cinesi, vanno l'uno dentro l'altro, si aprono, no? E aprono sempre nuove prospettive, perché il libro in definitiva non è concluso. Il libro non è certo, concluso, vero, perché è sempre una ricerca continua. E adesso in questa ricerca che Pierpaolo fa in prima persona, ma nella quale ci coinvolge, c'è questo segno dell'interazione, che è secondo me uno dei valori portanti del libro, perché adesso noi ragazzi lo sanno, adesso la scuola deve avere le LIM, non c'è niente da fare, quando vengono all'orientamento ai famosi Open Day, preside, ma voi avete le LIM, e allora li portiamo a fare il giro di questi totem che sono le LIM e che spesso e volentieri non vengono usati, perché non tutti gli insegnanti sanno usare le LIM, e che per i ragazzi rimangono poi degli schermi vuoti, o addirittura qualcuno tenta anche di giocarci quando è ricreazione e per caso la LIM rimane aperta. Adesso, cosa c'è di più interattivo della lezione che ci suggerisce il professor Segneri? Le LIM non sono niente. Le LIM veramente di interattivo non hanno niente, perché la vera interazione, interattività nasce dalla scomposizione della classe, che pur avendo una sua fisionomia, ma consta di individui, tutti l'uno diverso dall'altro, e proprio questa unicità degli individui che poi forma la fisionomia diversa dalla classe. Perché quando Pierpaolo scrive le lettere alla fine dice cara classe, è questo che vuole dire, cioè ogni classe è un organismo vivo, ma perché? Perché è fatto di organismi unici, che sono gli studenti. Quindi non c'è niente di più interattivo di un professore che entra in classe e comincia a dire: le parole sono come dei gusci d'uovo, sono fragili, ma attenzione ragazzi, è dentro il guscio che si cela il significato vero, autentico. Partiamo da lì. Mi ha colpito molto il momento in cui tu dici: chiamo alla lavagna dei ragazzi, faccio una serie di coppie oppositive, e da lì, dalla parola si parte, dalla parola intesa come unione tra significato e significante, ricordiamocelo bene, da lì si parla per esplorare il tutto. Quindi il ragazzo e la ragazza non sono, diciamo, passivi in questa lezione interattiva, non sono passivi, ma sono gli attori. Essere attori del processo formativo didattico vuol dire questo, vuol dire scoprire insieme al docente delle cose che non sono verità depositate, ma che si fanno hic et nunc, cioè in quel momento, è come se assistesse a una rappresentazione teatrale che si fa, si disfa, però lascia qualcosa, come la risacca che lambisce la riva e lascia le conchiglie, lascia tutte le cose. Quindi sono, purtroppo ora anche la plastica, però insomma noi prendiamo i tesori e poi la plastica si può pure riciclare, no? Quindi anche qui dovrebbe partire un'altra azione educativa. Per cui siamo al centro. Siamo, diciamo, Segneri riprende anche la lezione di Edgar Morin, il pensiero complesso, cioè la scuola va riformata attraverso il pensiero complesso. Questo è la testa ben fatta, no? Sono tutti testi che hanno fatto la storia della pedagogia, della psicopedagogia. Tu citi poi Cesare Di Marchi, voglio dire,
scusami, Luigi De Marchi. Quindi il libro di Segneri è un libro complesso, anche perché dietro, guardate, c'è un background. Adesso lui dice costruiamo la lezione così dal niente, ma Segneri è uno che ha studiato, Segneri è uno che ha un background, è una persona che sa usare la l'enorme cultura che ha in una maniera diversa, ma la cultura comunque ci vuole, tu dai prova di averne tanta. E il gioco è proprio questo. Questo discorso delle coppie espositive che, a cui alludevo prima per il discorso delle parole, è un po' anche un light, ma da una parte ci sono le coppie diciamo oppositive, da una parte c'è la circolarità, perché le coppie espositive, per esempio, un esempio di coppia oppositiva è l'autorità e l'autorevolezza. Quando lui dice l'autorità è diciamo la forza, tra virgolette, di chi non ha niente da dire e che si appella al fatto che io ho un ruolo, sono il professore, uno entra in classe e dice io sono il professore, ho sempre ragione, guai a voi se mi contraddite. Questa è la persona che ha paura, questa è la persona che non ha argomenti, che non ha niente da dire, che è spaventato da un confronto critico. Ma la persona autorevole è la persona che diventa autorevole perché si sa conquistare il rispetto, l'ammirazione e la fiducia di chi ha davanti, che sono i ragazzi. E quindi la persona autorevole non ha bisogno assolutamente della lezione ex cattedra, ma è la persona che riesce a passare tra i banchi, che riesce a dare voce agli studenti. Adesso un'altra cosa che mi ha colpito molto è, a parte il discorso sul pensiero critico, perché ovviamente gli studenti di Segneri saranno coloro, adesso Lorenzo dice io ho fatto l'architetto, no? E dice non ho avuto bisogno, diciamo, dell'umanesimo di Segneri. Non è vero, perché l'umanesimo dei Segneri poi porta delle soft skills, passatemi la... È una provocazione. Sì, appunto. E quindi io la raccolgo e l'approfondisco. Brava. Cioè, come chi dice, guardi, io vengo al classico perché non mi piace la matematica e quindi vengo al classico. Niente di più falso e niente di più fuorviante. Cioè, dal classico escono fior fior di ingegneri, fior fior di medici, voglio dire, no? Quindi... Riescono meglio, perché tra l'altro chi dice vado al classico perché non capisco la matematica, poi si scontra con il greco, con la sintassi greca, l'ottativo, i tempi greci e latini, ma soprattutto il greco, capisce forse la matematica era più facile di tutto questo, perché veramente veramente richiedono una capacità logica che è all'estrema potenza, no? Per cui io adesso non voglio dilungarmi più di tanto, perché insomma non è il caso. Vorrei chiudere però con delle frasi che mi hanno colpito in modo particolare. Io ho una rosa in mano e la tengo dalla parte del gambo e la stringo, seppure ci siano delle spine, perché non voglio colpirti, ma donarti il desiderio di conoscere, la passione per la lettura, la bellezza del dialogo e dell'apprendimento. Accetta la mia rosa, non ho coltelli in mano e tu non sai, ma non mi rassegnerò mai. Qui secondo me è proprio il cuore dell'insegnamento di Segneri, non rassegnarsi mai. E questo è un messaggio che lanciamo agli studenti di oggi, perché gli studenti di ieri, grazie a questo trampolino di lancio che è stato il professor Segneri, sono già proiettati verso un futuro brillante, anche se non si sono diplomati. Beh. Perché non è questo il senso. Bravissima Fabio Baldi, bello, mi hai colpita in tanti passaggi, e uno di questi mi serve un po' da sponda per dire una cosa che avevo messo all'inizio. Tu hai citato il professor Luigi De Marchi, che, con il quale Pierpaolo ha avuto una fortissima interazione, ma in questo libro, quaderno, pamphlet, come lo vogliamo chiamare, lo direte poi voi alla fine che cos'è secondo voi, si trovano dei passaggi fondamentali della formazione di Pierpaolo. Per esempio, questo libro è stato definito il nipote degli scritti di Sciascia e Pasolini, sui quali Pierpaolo si è formato, ma è anche figlio dei nostri tempi e dunque il fratello di ognuno di noi. E a me questa definizione piace enormemente, perché copre un arco generazionale piuttosto completo. Io, se siete d'accordo, chiuderei con due lettere. Vogliamo leggere due belle lettere dei ragazzi? Certo, lasciamo la parola a Pierpaolo e poi vediamo
una lettera a te. No, ci tenevo a dire le frasi appena lette dalla professoressa Fabia Baldi, come tutto il libro, raccolgono cose che io ho accumulato negli anni, che ho scritto veramente per le persone. Mi è venuto in mente perché qui ci sono anche altri studenti che non sono più miei studenti, che ho avuto l'anno scorso, e le frasi che ha letto erano una lettera che io ho dedicato a loro, cioè dentro ho messo quello che avevo scritto l'anno scorso per parlare a loro, scrivendo delle vere e proprie lettere dove speravo che rimanesse qualcosa nel tempo, dopo il tempo che io avevo a disposizione per essere il loro professore, e che gli potesse dare compagnia negli anni, anche fino agli esami di Stato. Quindi il libro è molto vero, perché io lì dentro ho ripreso quello che ho scritto veramente vivendolo e parlando con loro, cercando di dirgli delle cose in maniera tale che rimanessero nel loro cuore, e per rileggerle anche a distanza di tempo e ritrovare nelle mie parole qualcosa che gli riguarda, qualcosa che gli appartiene. E quindi anche voi che siete qua, che non siete più miei studenti, che fate il terzo, ritroverete le cose che ci siamo detti l'anno scorso, che vi ho scritto e che trasmettono questa mia ricerca di verità come una grande ricerca d'amore e di reciprocità. Ecco, quindi grazie di essere qua. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, grande! E proprio per dimostrare che quello che ha scritto è vero e non è finzione letteraria, abbiamo la lettera che una studentessa ha scritto. E quindi è la verità sull'insegnamento e l'esempio di Pierpaolo Segneri. Si tratta della lettera di Michela Biancini, che ha fatto il liceo artistico Via di Ripetta nella classe quarta, sezione E, 2014-2015. Quindi è tutto vero. È documentato da giornalista, devo giustamente citare le fonti. E aggiungiamo che adesso Michela Biancini è una brillante fotografa, quindi questo è un elemento importante. Dai. Allora, leggiamo la sua lettera. Non è stato solo un insegnante di storia, ma anche una guida. Quando il resto del mondo ci insegnava a competere l'uno contro l'altro, lui, tra una metafora sui corsari e l'altra, ha insegnato a me e al resto della classe la bellezza della collaborazione e dell'aiuto reciproco, e ci ha dato consapevolezza del fatto che ognuno di noi ha un ruolo nel mondo, diverso ma paritario. Se ad oggi continuo a definirlo il mio professore, non lo faccio per la forza dell'abitudine, ma perché ritengo che mi abbia dato molto di più di regolari nozioni sull'illuminismo o sulla rivoluzione francese. Mi ha fatto capire che potevo essere molto di più di quello che pensavo, facendomi prendere coscienza di me stessa e delle mie capacità. Mi ha insegnato la reale forza delle parole, in quanto strumenti estremamente potenti per conoscere, codificare o decodificare il mondo, e che in quanto tali necessitano di andare in coppia con il sentimento più potente dell'universo, sentimento che più di tutti ci aiuta ad essere e a restare umani: l'amore. Brava. E adesso chiudiamo con altre parole di Pierpaolo, che è sempre maestro ma si ricorda di essere sempre stato anche uno studente, quindi in fondo di un ex studente. Stiamo leggendo la lettera di un ex studente comunque. E ci dice: quello che farò in classe con la mia esperienza di vita e di insegnante, di giornalista e scrittore, di autore teatrale e di regista in aula, oltre che conoscitore della psicologia umanistica di Carl Rogers e di esponente della psicologia umanistico-esistenziale di Gigi De Marchi, sarà di ascoltare gli studenti, sentire ciò che dicono ed esprimono. Sarà mio compito comprendere ciò che chiedono, soprattutto attraverso i loro silenzi, anche quando ciò che mi diranno potrebbe apparirmi assurdo o incomprensibile.
attraverso l'affetto cercherò di educarli all'affettività. Perché? Semplice, perché proprio nella fase della loro età adolescenziale, che è spesso caratterizzata da un'indole impulsiva, da stimoli ormonali, istinti, crisi di crescita, comportamenti introversi o reazioni scomposte, i ragazzi hanno necessità di amore, di ascolto e di affetto. Da insegnante parlo ai loro bisogni fondamentali legati all'età, al cuore e alla loro sensibilità, alle loro emozioni e ai loro sogni, alla loro intelligenza e alla ragione. Non parlo ai loro impulsi determinati dai bassi istinti. Mi chiedo sempre, perché gli studenti mi chiedono questo? Mi domando fin dal primo giorno di scuola e mi chiederò continuamente nei giorni che verranno. Perché i ragazzi mi dicono una determinata cosa? Che cosa vogliono comunicarmi in realtà? Che cosa cercano di trasmettere? Allora, grazie, facciamo un attimo il punto della situazione a livello di orario, sono le 20:12, allora so che poi la soglia di attenzione cala, vero ragazzi, a un certo punto, e non so se ci sono eventuali riflessioni anche brevissime che possiamo esporre attraverso Liberi TV in sala. Non so se da parte di Gabriella Bove che ci ha raggiunto, di Carmela Costanzo o di della nostra amica Irene Bozzi, che l'ho vista particolare. Vieni qua, Irene, però. Irene. Qui col microfono, se no Liberi TV non sente. Io voglio farti complimenti, perché io ho insegnato per, come diceva Aristogitone, vi ricordate? Io per 40 anni ho insegnato e sono andata in pensione a malincuore, con una mamma preside, professore universitario e preside, per cui figuriamoci, no? Tutta, se nella mia famiglia c'è la scuola. E quello che io ho sentito stasera è quello che per me è stata la scuola. È quello che ha trasmesso a me mia madre, per esempio, no? Sulla scuola. E l'amore, la curiosità, il tentare ogni mattina di essere nuovi, diversi, di essere creativi, di essere e di far sì che loro possano diventare dei piccoli uomini, dei piccoli geni, delle piccole donne, delle persone, e sono tutti diversi uno dall'altro, no? E questo è il bello, se questo è proprio, tu dicevi prima, sorridono gli occhi loro, ma sorridono i tuoi occhi quando parli di queste cose, e questo mi ha veramente, scusate, ma mi ha commosso, veramente, complimenti. Grazie Irene Bozzi. Antonio, sì, però vieni qui al microfono perché sennò non si sente per Liberi TV. Ragazzi, intanto consultatevi e ci date il voto finale. Oh, attenzione che vediamo, il prof si vendica. Cancelliamo la papera dalla mia registrazione. Delle n parole che il caro amico ha detto, io non toglierei nulla, ed è difficile anche aggiungere qualche cosa. A conferma della veridicità delle cose che dice, racconto un piccolo aneddoto mio. La mia maestra elementare, prima, seconda e terza elementare, si chiamava Sponza, ricordo il nome, alla quarta Zarpellon, alla media avevo lì il professor Fazzini e il professor Dardes di italiano. Io avevo la sensazione di parlare con lui, io piccolo, e lui che parlava, perché mi ha nutrito con questi concetti. Quindi è vero quello che dici. Però nel corso della stessa cavalcata scolastica non ho tanti altri ricordi, perché c'è una massa amorfa di mestieranti. E quindi capisco che ho lottato molto fino alle università da solo per cercare di formarmi. I maestri sono stati pochi. A conferma ancora dico che io ho fatto 23 anni di conduzione di azienda in Sicilia ed ero vicepresidente di Confindustria, quindi ero del ramo industriale.
ho conosciuto la facoltà di ingegneria perché parlavamo di ecologia e di tanti problemi, perché ho avuto la soddisfazione, il piacere di essere uno dei 20 saggi della presidenza della Regione Sicilia, quelli che formano le leggi, specializzato in ecologia. Parlando con l'università, dicevo questo: guardate che c'è una cosa che dimenticate tutti gli insegnamenti a livello ingegneristico, l'antinfortunistica non viene neanche toccata, sfiorata, quindi nessuno conosce il termine antinfortunistica e serve come il pane in azienda, primo per preservare la vita della gente, secondo per non avere incidenti che costano un occhio di Dio. Cioè, perché non viene a fare un corso all'università di... Dico, ma non ho difficoltà, troviamo il tempo, eccetera. Abbiamo congegnato due lezioni a settimana e ho cominciato a parlare di antinfortunistica. All'inizio c'erano 4-5 persone. C'era la folla fuori la porta alla fine del corso. Perché si instaurò, ecco il tema che dici tu, Pierpaolo, un rapporto che non era di insegnamento nozionistico. Vivevamo la realtà del lavoro spiegata in classe con l'interesse estremo di quelli. Saranno usciti da lì dei buoni ingegneri. Questo volevo dire. Volevo, non aggiungo altro. Contributi preziosi, io vi ringrazio. Allora, ragazzi. Sì, allora devi venire qua però velocemente, ragazzi, il voto è di una squadra, la vostra, alla nostra squadra, non è il voto al prof, eh. Se no ci prendiamo voti magari sì, meritati. Ho insegnato anch'io 40 anni e ho rivissuto attraverso le tue storie la mia storia, però voglio ricordare una cosa, ai genitori soprattutto. Gli alunni soffrono tanto, hanno tanto dolore. Io ho ancora dei compiti di cui conservo le fotocopie, in cui si sentono incompresi dalle famiglie. E questa è la cosa più grave, perché noi possiamo comprenderli, stabilire rapporti bellissimi. Il mio anno più bello è stato una classe con 30 maschi. È stato l'anno meraviglioso perché ho coinvolto ragazzi di cui temevo un po', no? Li dovevo far sedere che erano dei giganti, però è stato l'anno più bello. Però ecco, questo voglio dire ai genitori, state vicini ai ragazzi. Il primo curriculum formativo è la famiglia, ricordiamolo sempre. Grazie. Chi è il rappresentante che parla, che esprime il voto? Ok, aspetta. No, glielo passo. No, glielo passo da qua, resta seduto. Grazie. Allora, sicuramente è stato bellissimo quello che si è detto durante questa presentazione e noi siamo molto colpiti da questo, perché ci rispecchiano molto questi valori e siamo molto contenti di avere un prof così in classe. Grazie. 10 direi. Allora chiudiamo come avevamo iniziato, grazie a tutti, adesso insieme per una meravigliosa conviviale possiamo bere, mangiare e raccontarci insomma le impressioni su questa presentazione. Il libro lo trovate esposto, lo potete anche acquistare se desiderate. Chiudiamo come avevamo iniziato, evviva! Grazie.